Bentornati sul canale, bentornata a me sul mio canale. Finalmente, dopo questa lunga assenza, torno a registrare video, cosa che mi era molto mancata, soprattutto nell'ultimo periodo, e quindi seguiranno una serie di video perché ho deciso di parlare di tutto quello che ci siamo perse in questi mesi e ho deciso di partire con i miei prodotti preferiti per i capelli, quindi tutto quello che mi piace, tutto quello che ho comprato, che ho ricomprato. E che vi consiglio ovviamente. Trovate nell'info box tutta la lista dei prodotti, sono tutti i prodotti che ho comprato io, un po' li compro su Amazon quando sono a Roma, vi dico la verità, altri invece li compro quando vado dalla mia parrucchiera in salone che me li ha fatti scoprire lei e li rivende, e quindi dove capita insomma li prendo, ma ce li ho sempre. Partiamo dal prodotto che mi ha fatto poi avvicinare a questa azienda ed è la linea OI. La linea OI che è composta da shampoo di bellezza assoluta con olio di Roucou. Questo è forse il mio quarto o terzo, no, forse terza bottiglia che compro. Ne basta pochissimo, lava perfettamente, lascia il capello morbido, lucente, perché va ad agire questa linea proprio sulla lucentezza del capello, è un antiossidante. E io sento, soprattutto sento nei capelli, la differenza quando non la uso. Quindi quando magari mi è capitato in questi mesi di provare altre cose, quando magari finivo questo, sento la differenza e torno sempre ad acquistarlo perché mi piace tanto. Questo è lo shampoo. Poi io ho utilizzato, non ce l'ho qui perché l'ho finita, ve l'ho fatta vedere su Instagram nei prodotti finiti, il burro. Che vi metto in foto. Questo è il burro, quindi una maschera sotto forma di burro più nutriente per capelli molto molto rovinati, disidratati. Io ho fatto le schiariture mesi fa, quindi avevo bisogno di qualcosa che me li nutrisse a fondo e mi è piaciuto tanto. Della stessa linea OI fanno anche il conditioner che, come vedete, ha la confezione trasparente, mentre il burro c'è la nera. Io il conditioner non l'ho provato, quindi non vi so dire. Vi consiglio sicuramente il burro che ricomprerò quando finisco di utilizzare un'altra maschera che sto utilizzando adesso. Poi, terzo step è questo qui. Questo è l'All-in-One Milk, trattamento universale di bellezza, sempre a base di olio di Roucou, come anche il burro per i capelli, il butter, e si usa sui capelli tamponati prima della piega. E anche questo messo prima di asciugare i capelli, a fine piega, i capelli profumano di questa linea per tutto il giorno, per tutto il giorno. È un latte, come vedete. Il consiglio che vi do io, dopo aver fatto vari esperimenti e per un po' di giorni averlo odiato, è quello di non vaporizzarlo direttamente sui capelli. È spray, se voi lo vaporizzate direttamente sui capelli, ve li incolla. Perché ne usate troppo, vaporizzatelo sul palmo delle mani e distribuitelo poi sulle lunghezze e procedete all'asciugatura. Fanno ovviamente anche l'olio, che io non ho, perché sto finendo di utilizzare degli oli che vi faccio vedere dopo, e della stessa linea vi stavo dicendo prima, voglio prendere il bagno schiuma, voglio profumare tutto il bagno, voglio farvi un bel bagno profumando di questo profumo meraviglioso che crea dipendenza. Poi, altra linea che ho provato quest'estate, l'avevo presa direttamente in vacanza, l'avevo fatta arrivare direttamente in vacanza, è la linea Su Solare, che è composta da questi tre prodotti che adesso vi faccio vedere. Il primo è l'Hair and Body Wash, questo è uno shampoo, un doccia schiuma, doccia capelli, potete usarlo sia per farvi la doccia, quindi lavare il corpo, che come shampoo. È uno shampoo semplice, molto delicato, va bene appunto per chi ha per fare lavaggi frequenti. Non è il mio shampoo preferito, vi devo dire la verità, però lavando i capelli tutti i giorni, quindi non avendo bisogno di qualcosa di più specifico, è andato bene. In vacanza mi ci sono trovata bene. Non lo sto usando adesso, sono tornata ad usare quello della linea OI, ma questo lo sto usando ancora come detergente perché anche come detergente corpo sotto la doccia mi è piaciuto molto. Quindi lo raccomando. È anche un bel bottiglione perché sono 500 ml, ma della linea solare fanno anche le travel size. Io ho preso quella full size, ho detto dai. La stessa linea fa la maschera per capelli.
maschera nutriente restitutiva per capelli esposti al sole, tutta la linea solare è a base di estratto di chinotto e la maschera mi piace molto ed è quella che sto finendo praticamente di utilizzare adesso insieme allo shampoo della linea OI. Quando finirò questa ricomprerò il butter. E mi è piaciuta più dello shampoo sicuramente e anche adesso in città comunque me li districa bene, me li nutre e questa mi è piaciuta. Ma il prodotto della linea Su che mi è piaciuto di più di tutti è il Milk. Hair Milk, latte solare protettivo e condizionante per capelli esposti al sole. Questo che vi consiglio sempre di utilizzare vaporizzando sulle mani e non direttamente sui capelli perché è una consistenza, adesso magari vi metto una clip e ve lo faccio vedere, un po' più densa dello spray protettivo per capelli solari, almeno di quelli che avevo usato io, è più denso, quindi sulle mani poi lo distribuite sui capelli, io lo distribuivo sui capelli asciutti prima di andare, di solito lo facevo la mattina, poi lo rifacevo prima di andare al mare e una cosa che mi è piaciuta, cioè una funzione che ha fatto, che mi è piaciuta molto, è quella di essere un buonissimo districante e io lo utilizzavo al posto di questo prima di asciugare i capelli. Cosa che mi ha stupito molto è che quando lo applicavo quindi a casa, andavo al mare, facevo il bagno, mi tuffavo, quindi bagnavo i capelli, quando uscivo dall'acqua erano perfettamente ancora districati. Potevo passare la mano, non erano perfetti, perfetti, quindi super super consigliato. Se vi devo consigliare uno dei tre prodotti, sicuramente è questo della linea Su. Poi abbiamo, ah no, aspettate, il mio prodotto preferito. Allora, questo è sicuramente il prodotto che io regalerei a tutte le mie amiche. Ed è una maschera, fa parte di questa linea di maschere monodose, che in realtà non sono monodose perché ci fate 5, 6, 7, a seconda della lunghezza, della quantità di capelli, di quanta ne usate, lavaggi. E, è la maschera riparatrice per capelli senza speranza. Avete presente quando i vostri capelli sono veramente senza speranza, voi non sapete che cosa metterci? E cercate soprattutto perché hai capelli decolorati, rovinati, sfibrati e cercate un prodotto, questo, 10 euro, 50 ml, se possibile ha un profumo, oddio, no, questo potrebbe essere, no, vabbè, sacrifichiamolo, c'avevo ancora un lavaggio. Questa, che è la consistenza, ha un profumo. Se possibile, ancora più buono della linea OI. Io proporrei di fare tutta una linea così e fare anche un eau de parfum, perché no? Perché è veramente veramente buono e i capelli rinascono, rinascono, rinascono. Poi due prodotti che sono due trattamenti, uno pre-shampoo e uno post-shampoo. Allora, il trattamento pre-shampoo che io non faccio sempre, tutte le volte che lavo i capelli, è questo prodotto di The Inklist. Questo è il trattamento all'acido salicilico esfoliante per il cuoio capelluto. Si shakera bene, capello asciutto, quindi prima di fare lo shampoo, si distribuisce su tutti i capelli, si massaggia, io utilizzo uno di quei massaggiatori da testa da tenere sotto la doccia, sicuramente avete visto quello con i dentini, proprio per fare il massaggio al cuoio capelluto, si lascia in posa 10 minuti, si risciacqua, si toglie tutto quello che voi dovete togliere. Parlo soprattutto di chi soffre magari di dermatite, di forfora, psoriasi, comunque che deve proprio esfoliare leggermente, no leggermente, deve esfoliare. Questo io al bisogno, quando sento proprio che ho bisogno proprio di dare una bella rinfrescata, una bella sistemata a tutta la testa, lo uso. Costa pochissimo, minima spesa, massima resa. Trattamento invece post shampoo che ho iniziato a fare da quando sono tornata dalle vacanze è un trattamento anticaduta. Io ho perso un bel po' di capelli quest'estate.
Non li avevo persi nei mesi precedenti, evidentemente si sono ricordati di cadere, il ciclo vitale del capello si è ricordato di cadere tutto insieme, e quindi alla fine la mia parrucchiera mi ha consigliato questo prodotto che adesso vi faccio vedere. Ho preferito prendere questo piuttosto che degli integratori perché sinceramente io gli integratori me li dimentico e non voglio avere il pensiero di dovermi prendere qualcosa, già, insomma, devo prendere le cose che devo prendere. E quindi mi ha consigliato questo prodotto qui. Ce ne sono di tre tipi, io adesso gli altri due non li conosco, so che lei mi ha consigliato questo, quindi io mi sono fidata e ho preso questo. E vi farò sapere però, non posso ancora dirvi nulla perché lo sto provando veramente da poco, però ve lo volevo consigliare, andate a vedere magari le specifiche di tutti e tre se vi interessa, è facile da utilizzare, si usa dopo. Prima della piega, dopo lo shampoo, quindi i capelli tamponati, lo distribuite sul cuoio capelluto, io me lo massaggio direttamente con le mani, faccio proprio un bel po' di frizioni e massaggio bene i capelli, asciugo, non mi intacca lo shampoo che ho fatto, cioè i capelli sono puliti, non me li sporca, niente. Perfetto. Costa un po', quindi io ci ripongo tutte le mie speranze e vi aggiorno. Poi, a fine piega, oli. Io sto utilizzando questi due ancora che avevo questi residui e poi prenderò quello della linea OI, ma fra tanto, perché come vedete io non sono una che li utilizza molto, cioè li utilizzo solo a fine piega, soprattutto se li faccio mossi, a volte la mattina per pettinare, ma non ne faccio un abuso. E il mio preferito, devo dire, è questo di Olaplex, perché è il meno nutriente, il bonding o il numero 7. Dura una vita perché io ce l'ho da un sacco e ne uso veramente poco, ne serve veramente poco, quindi dura tanto. E è il mio preferito perché vi dicevo dà questo effetto luminoso al capello, lo lucida, ecco, è più un lucidante e non nutre così in profondità. Quando invece voglio qualcosa di più nutriente, soprattutto in estate, ecco, io sapevo che in vacanza mi dovevo portare questo, per esempio, non quello di Olaplex, quindi ho portato il Kerastase. Uso appunto quello della Kerastase, l'Elixir Ultime, che è questo qui. È più denso, come si può anche vedere, più nutriente, ottimo profumo e mi piace, è un olio di quelli che io raccomando sempre, l'ho fatto prendere anche mia mamma e mi piace molto. Comunque l'avevo già utilizzato in passato, questo qui che è la linea di Kerastase, anzi avevo utilizzato quello arancione, che forse è il profumo che mi piace ancora di più. E quindi questo. Poi, ultimo prodotto, sì, è il mio prodotto preferito. Allora, voi lo sapete che io credo nel volume, ci credo da sempre, ci crederò per sempre, voglio i capelli voluminosi e non piatti. Leggo proprio l'etichetta, c'è scritto: questo è uno spray texturizzante a se secco, è per un effetto corposo istantaneo. Funziona. Funziona, non è lo shampoo secco perché esiste anche lo shampoo secco che ha praticamente la stessa confezione, cambia ovviamente quello che c'è scritto sull'etichetta. Non è lo shampoo secco, è il texturizzante e io lo utilizzo nei giorni a seguire della piega, quindi terzo, quarto giorno che i capelli iniziano a cadere, cioè a sgonfiarsi. Vado di questo, lo vaporizzo, lo lavoro un attimo e fu. Capelli che stanno su come la zia della tata. E questi erano tutti i prodotti di cui volevo parlarvi, tutti i prodotti che sto utilizzando, quindi non c'è altro. Vi ho fatto praticamente, ho svuotato il cassetto stamattina del bagno della parte dei capelli, ho messo tutto nella mia scatolina e sono scesa e sono venuta in studio per registrare, quindi questi sono tutti, non ci sono altri prodotti. Man mano che ovviamente finisco qualcosa e ricompro oppure provo qualcos'altro, vi aggiorno. Grazie di aver guardato il video, ci vediamo presto, prima di quanto pensate.